Questa sera riprendiamo un argomento che ne abbiamo già parlato in qualche puntata precedente. Parliamo di uno strumento fondamentale per i Man One Band. Sigla. Buonasera amici e bentornati, qui siamo al Salottino Blues ed io sono Paolino. Questa sera parleremo di uno strumento particolare che hanno utilizzato i bluesmen, i quali non suonavano nelle band ma creavano un uomo, tutta una band. Ne abbiamo già parlato. Ma questa sera voglio parlare di uno strumento che ha caratterizzato anche un grandissimo bluesman musicista italiano. Prima di iniziare a parlare di lui, di questo strumento particolare, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice alto e non dimenticate la campanellina. Ora però, prima di iniziare a parlare di lui, devo fare dei ringraziamenti particolari. Ed è al mio grandissimo amico e socio Massimiliano, che sta facendo un lavoro straordinario al gruppo del Salottino Blues di Facebook. Siamo cresciuti tantissimo, siamo oltre i 760 iscritti, credo 765 più o meno, e sono contentissimo. Un gran lavoro di Massimiliano. Ma voglio fare un grandissimo ringraziamento a tutti gli iscritti del Salottino Blues, che ci sono tantissimi argomenti. Massimiliano è uno che non sta fermo, è un personaggio veramente importante del Salottino Blues, del gruppo Facebook. Per chi non si è ancora iscritto, andate pure a vedere il gruppo su Facebook, il Salottino Blues, e vedrete che movimento c'è all'interno. Bene, ora però iniziamo a parlare di questo meraviglioso strumento. È il kazoo. Non è una parolaccia. Questo strumento è uno strumento facilissimo per lo più da suonare, fa parte degli strumenti musicali della categoria dei membranofoni. Cioè, questo strumento innanzitutto ha il corpo sottile, come lo vedete nella foto, con un buco centrale e un soffietto. Nel buco centrale troviamo una membrana, solitamente fatta di velina o materiale simile alla carta velina, serve appunto per creare questa vibrazione. Suonarlo è abbastanza semplice, è uno strumento molto semplice da suonare. Solitamente è in materiale di metallo o plastica, ma ne ho visti in giro anche in carbonio, ne ho visti in legno. Quello maggiormente utilizzato è in metallo. Ha un costo veramente bassissimo, perché si trova intorno ai 7-8 euro come prezzo in diversi negozi. La particolarità per suonare questo strumento non è soffiarci dentro, perché non è uno strumento che suona con l'emissione dell'aria, cioè non soffiamo dentro, non è come il flauto che bisogna soffiare poi. Non funziona così il kazoo. Il kazoo è molto più semplice. Il kazoo praticamente bisogna cantarci all'interno, creare delle vibrazioni, quindi la nostra voce parlare all'interno del kazoo, fare dei suoni come io stessi parlando, e lui emette questo suono. Quindi creo una vibrazione all'interno dello strumento, la membrana vibra e crea questo suono. È uno strumento semplice,
ma che nello stesso tempo, negli anni 30 appunto, veniva utilizzato dai bluesmen proprio come strumento di accompagnamento armonico. Questo perché c'erano questi musicisti, questi bluesmen, che non suonavano all'interno di una band fatta e finita, ma loro stessi erano la loro band, come appunto già parlato precedentemente qualche puntata del Salottino, questi personaggi dove non avevano bisogno di una band che li supportasse, ma loro stessi creavano una band. E il kazoo era uno strumento fondamentale. Suonando la chitarra si accompagna benissimo. Chitarra e kazoo è qualcosa di binomio. Si sposano proprio bene questi due strumenti. E nell'insieme questi musicisti praticamente utilizzavano chitarra, voce e alternavano kazoo, armonica, tamburello o altri strumenti che ne abbiamo già parlato in passato. Vi ho fatto vedere appunto quel mega strumento artigianale a corde, no, che sembrava un contrabbasso che non lo era, eccetera eccetera. Andate a vedere le puntate precedenti che spiego benissimo gli altri strumenti. Il kazoo però a un certo punto ha spopolato, un po' perché era molto semplice da suonare, un po' perché era divertente per fare alcune gag, ma in Italia c'è stato un musicista italiano che del kazoo ne ha fatto un portabandiera. Questo musicista è stato uno dei primi italiani, se non il primissimo italiano, a essere proprio un one man band, colui proprio che non era supportato da una band ma faceva tutta una band. Suonava la chitarra, a volte 12 corde, a volte 6 corde, suonava il tamburello, l'armonica, gran voce, una gran voce. E in mezzo a questi strumenti aveva introdotto il kazoo. Questo musicista italiano era il grandissimo Joe Sarnataro. Chi era Joe Sarnataro? Beh, innanzitutto un grande bluesman, ma di Joe Sarnataro ne voglio parlare proprio solo di lui, di quello che ha fatto in Italia e quello che sta facendo in Italia, in un altro episodio. Quindi lunedì prossimo parleremo di Joe Sarnataro. Chi è Joe Sarnataro? Chi è questo bluesman che utilizzava questo kazoo in maniera fantastica, ma non solo nel blues, poi l'ha portato anche nella musica pop italiana? Beh, questa sera vi ho voluto parlare di questo bellissimo strumento del kazoo, che mi fa divertire, mi piace quando siamo in compagnia, è uno strumento divertente. Non ce l'ho qui con me per farvi sentire il suono perché l'ho prestato e vabbè, me lo riporterà prima o poi, o se no me ne comprerò un altro e faccio prima. Bene amici, non vi rubo altro tempo, spero di avervi un po' incuriosito su Joe Sarnataro. Qualcuno di voi sicuramente lo conosce già, qualcuno magari l'ho incuriosito e andrà a vedere su internet chi era Joe Sarnataro, ma di lui ne parliamo lunedì prossimo. Amici, lunga vita al blues e buona serata.